Pensavate che il servizio web più famoso non abbia qualche problemino legale? Oggi parliamo ancora una volta di ChatGPT, di cui ne ho parlato in questo video, in quest'altro video e anche in quest'altro. E ho anche un video in cantiere in cui ci giocicchio ancora una volta. OpenAI ha fatto arrabbiare il garante della privacy italiano, che ha disposto l'eliminazione provvisoria del trattamento degli utenti italiani e anche il blocco della piattaforma. Il garante della privacy ha anche aperto un'istruttoria nei confronti di OpenAI. E quindi, perché tutto questo accanimento contro OpenAI? Lo vediamo dopo la sigla. You can open 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi ho fatto dei cambiamenti. Voi non li vedete, ma ci sono. Quindi vediamo come va questo setup, se questo video risulta più gradevole per voi. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale, per rimanere sempre aggiornati. E inoltre, se volete, qui sotto troverete il mio tag, seguitemi su Instagram e quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere perché il garante della privacy è leggermente arrabbiato con OpenAI. Secondo quanto dichiarato dal garante della privacy, le mancanze di OpenAI sono sostanzialmente due. Una la possiamo definire una mancanza classica. Lo so che non vuol dire molto classica, ma datemi un minuto, perché la seconda è assai più complicata. La prima mancanza è che l'informativa sulla privacy non informa gli utenti di quali dati personali vengono raccolti dalla piattaforma. E come vi dicevo, questa è una classica mancanza. La seconda è una mancanza della base giuridica che giustifichi la raccolta e conservazione dei dati finalizzato all'addestramento di un algoritmo di intelligenza artificiale. È qui che iniziano i problemi, perché se da un lato l'intelligenza artificiale avanza alla velocità della luce, si sa che la politica invece sta un po' più indietro. Tuttavia, in questo video non voglio affrontare gli aspetti legali riguardanti l'intelligenza artificiale, per il semplice motivo che io non sono un giurista e non voglio esserlo. Inoltre c'è anche la questione dei minori. Che nonostante OpenAI dica che il servizio vada utilizzato per i maggiori di 13 anni di età, non vi è alcun vincolo per i bambini con età inferiore di usarlo, esponendo gli stessi a delle risposte poco idonee per le loro piccole menti plasmabili. Il garante della privacy incalza facendo pesare a OpenAI anche il fatto del bug di cui vi parlavo settimana scorsa in questo video, rimettendo il coltello nella piaga. OpenAI ha 20 giorni per rispondere. Che misure ha intrapreso per ovviare a tutto quello che gli viene contestato dal garante della privacy? Altrimenti rischia una multa fino a 20 milioni di euro. So soldi! Prima di chiudere, io ho provato a loggarmi su ChatGPT collegandomi da una VPN dall'Italia e a me sembra funzionare. Fatemi sapere nei commenti se riuscite ad accedere al servizio oppure già l'ha messo i nastri, come se fosse la scena di un crimine, che come fa la polizia, insomma. Però c'è un aggiornamento. Oggi, scrollando Facebook, ho visto che un mio contatto dall'Italia ha messo uno screenshot in cui ChatGPT non funziona dall'Italia, quindi a lui non funziona. Fatemi sapere a voi se funziona. Benissimo, pinguini, io vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, perché sono certo che vi piaceranno. E quindi, grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino.